Buongiorno, ed è veramente un buon giorno. Un giorno di forti emozioni, caro Marco. Un giorno di grande soddisfazione. E penso a quelli che noi diciamo sono andati avanti. Anche lassù, dal paradiso di Cantore, cara signora Imelda, ci guardano e ci aiutano e sono contenti con noi oggi, qui a Treviso, che lasciatemi dire è anche la mia città. Quindi c'è una doppia emozione anche da parte mia, essere qui oggi, vedere tanti, tanti qui con noi a condividere. Forte, forte l'emozione. E quindi grazie, grazie a tutte le autorità. Non voglio citare qualcuno in particolare, se non salutare il sindaco della città che ci ospita, la signora Imelda, tutti i sindaci che vedo, che ho visti, tanti presenti, grazie. Stanno a significare una cosa forte. Il grande attaccamento, l'ha detto il sindaco, che c'è tra gli alpini e la comunità locale. È forte. È un attaccamento che va nella storia e nella tradizione. È un attaccamento che ha portato l'Associazione Nazionale Alpini a essere quella che è oggi, a mettere in pratica quei valori che il nostro statuto ha previsto fin dall'inizio. E tra questi certamente la solidarietà. Dicevo ieri a Mondovì, quando abbiamo ricevuto come Associazione Nazionale il premio della Respubblica, che ha riconosciuto lo sforzo degli alpini in tutti questi anni, in particolare in questa pandemia. Ovviamente con noi il nostro alpino per eccellenza, il generale di Corpo d'Armata Francesco Figliolo. Questo è il segno di quello che noi siamo. Ma questo certamente ci viene riconosciuto, certamente noi abbiamo l'obbligo e l'onere di portarlo avanti, però c'è ancora un però, e lo abbiamo messo in pratica proprio quest'estate, spostando l'attenzione ai giovani, ma ai giovani non solo della prima fascia, quelle delle elementari e delle medie, ma anche ai giovani dai 16 ai 25 anni, campi scuola, per insegnare loro quello che sono gli alpini, per trasmettere loro i nostri valori, e devo dire che il risultato di questi primi campi sperimentali è stato notevole. I giovani di oggi ci sono, la responsabilità è nostra e di chi ci governa, per capire che è necessario coinvolgerli se vogliamo unità, se vogliamo capacità di trasmettere i nostri valori anche al futuro. È quello che noi chiediamo. Guardate, non lo chiediamo per noi. Qualcuno dice, beh, lo chiede l'associazione perché vuole nuovi iscritti. No, lo chiediamo per l'Italia a cui noi vogliamo bene. Lo chiediamo con forza. Convinti, ma dobbiamo essere convinti tutti in questo centenario di Treviso, caro Marco, dobbiamo essere tutti convinti. Da qui, da Treviso, deve partire il messaggio forte, lo dico anche ai sindaci, facciamo un'azione comune, chiediamo con forza quello che già la Regione Veneto e la Regione Friuli hanno già chiesto, un ritorno a un servizio obbligatorio per i giovani, chiediamolo. Non dobbiamo avere paura. Perché io credo che noi con l'esempio e con quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo abbiamo titolo per farlo. E credo che questa sia la strada maestra per tornare a quello spirito che giustamente richiamava il sindaco prima, di unità, di senso di appartenenza, di identità. Questi sono i valori forti. Con questi valori faremo un'Italia nuova, un'Italia più bella. Grazie, viva gli alpini, viva l'Italia, viva Treviso!